un'adesione unanime e una fiducia unanime. La situazione del nostro territorio per il Partito Democratico e per il centrosinistra è una situazione positiva. Già prima della tornata delle europee e delle provinciali avevamo la chiara sensazione di una regione contendibile. E dopo i risultati delle due tornate elettorali, con la marea di voti che ha avuto Matteo Ricci e il Partito Democratico, che è il primo partito nella provincia di Pesaro Urbino per il dato europeo, e le elezioni provinciali, dove la destra pensava di scippare il consiglio provinciale e quindi la guida della provincia, e questo non è stato assolutamente possibile, ecco, la situazione è veramente positiva e noi siamo consapevoli che ci avviamo alle elezioni regionali con la marcia, con la quinta marcia, diciamo. E il Partito Democratico è unito a tutti i livelli, quindi mi riferisco al partito locale, al partito provinciale che io rappresento e a quello regionale. Unito e coeso sui risultati da raggiungere, sulle prossime scadenze e anche sulla questione che abbiamo discusso ieri negli organismi, non solo delle elezioni provinciali, ma anche della situazione che si sta verificando a Pesaro. A Fidopoli non esiste, c'è un'indagine che riguarda il signor Santini. I nostri amministratori sono persone oneste, sono persone che hanno fatto il bene della città di Pesaro e del territorio. Quindi massima fiducia e massimo sostegno. Come massima fiducia abbiamo espresso nei confronti della magistratura, che ecco, deve fare il suo percorso e che, ecco, speriamo lo faccia nel più breve tempo possibile. L'unica cosa che non permettiamo è la macelleria politica della destra, che dovrebbe invece interessarsi dei danni che sta facendo in regione e di tutto quello che ha distrutto nel nostro territorio. Non potranno vincere facile, ma saranno giudicati dai cittadini, e il Partito Democratico, il centrosinistra, si avvia alle elezioni regionali a testa alta, con la schiena dritta, con orgoglio e anche con molta forza. Oneste, specchiate, integerrime.